Mario Abruzzese, Popolo della Libertà, insomma, da presidente di questa assemblea a componente di questa assemblea, com'è la diversità di ruolo? Beh, chi fa politica deve abituarsi a queste cose, quindi c'è una stagione per rappresentare, per quanto riguarda la mia persona, il presidente dell'assemblea, e c'è anche una stagione per svolgere un ruolo combattivo, incisivo, da consigliere, vicepresidente della Commissione Agricoltura, Piccole e Medie Imprese, Attività Produttive, per dare un contributo necessario al territorio, quindi bisogna abituarsi all'alternanza dei ruoli. Mi sa che dalla sua parte, dalla parte di Frosinone, a proposito di lavoro, di piccole e medie imprese, c'è bisogno di tanto. La situazione non mi sembra che sia delle più idonee per favorire lo sviluppo e l'occupazione. Beh, credo non solo nella provincia di Frosinone, ma in tutta la regione, anche perché abbiamo, almeno dal 1° luglio, viene meno anche il pagamento della cassa integrazione per circa 45.000 famiglie nella nostra regione, di cui 4.000 nella provincia di Frosinone. Quindi questo dato preoccupa. Proprio oggi ho firmato un ordine del giorno per impegnare il presidente Zingaretti affinché si faccia artefice presso il governo per lo stanziamento dei fondi e per trovare un cofinanziamento regionale per garantire tranquillità ai lavoratori e alle famiglie del Lazio. Per ora buon lavoro. Grazie, grazie.